Nell'episodio precedente. Dobbiamo andare dagli altri. E che vuoi fare per salvarli? Andiamo noi da lui. Wow. No, Marco no. Diciamo che è un periodo che la dog se non fosse mia. Ginevra, io voglio cambiare. Oh, ma che era? Perché non sei venuto? Non lo so. Perché non ne avevo voglia. Capisco. Ma cosa pensi? A quello che mi hai detto. Ci siamo detti tante cose. Devi essere più chiaro. Pensavo di essere l'unico. A parte te. Me l'hai lasciato credere. Quanti siamo? Tanti. Che fanno gli altri? Vivono. Perché ieri hai usato il tuo potere? L'ho fatto per dimostrarti che non mentivo. O per dimostrarmi che sei invincibile? Oh, il mio potere è grande, ma inutile. Perché? Esiste già qualcuno più saggio di me che lo possiede. Non ti seguo. Lei non è come te. Lo so. Aspetto che arrivi qualcuno che mi somigli. Impossibile. Non esistono donne con i nostri poteri. Ho trovato un altro puro. È un bambino, si chiama Gabriele. I genitori sono morti in circostanze misteriose pochi giorni fa. Ho offerto una gentile somma di denaro ai suoi nonni materni. Hanno lasciato che lo portassi via con me. Sono molto preoccupato. Il progetto Raffaele si sta trasformando in una carneficina. Durante la lezione di stamattina Gabriele è entrato in una specie di trance. Non è la prima volta. Ho l'impressione che si assenti. Devo capire dove va. Il cocktail al blackout. Scusate, ma non è tipo illegale come cosa? Ma dai? Veramente? Secondo me ha ragione Giulia. Dovremmo trovare un modo per fermarli. Fermi, ma è davvero la cosa giusta da fare secondo tutti? Alla fine senza Gabriele non possono fare nulla, no? Che suggerisci di fare? Facciamo, scappiamo fino a che non ci trovano e poi se lo riprendono. Come se tutto questo non ci riguardasse. Ok, non mi hai convinto. Ma perché lo fanno? Cos'è? Niente. Stanno facendo dei test. In che senso? In pratica selezionano cave umane alle quali somministrano un virus. Perché? Cercano una cura. Ah, quindi ho la figa perché quelli stanno cercando una cura. Grazie, ho bisogno di sentirmelo dire. Cercano una cura e ammazzano le persone per farlo? Ragazzi, no. Per loro voi siete pericolosi. Chi ha scritto il diario dice che il virus cambia le persone, che le distrugge. Dato che non riescono a fermare questa mutazione, allora devono eliminare queste cavie.
chiedere di grazia cosa devono farci con questa cura? Io non lo so, però boh, secondo me la risposta stava qua. Andiamo? Che non mi sento tanto tranquilla qui. Tu? Sì. Se hai paura, vattene. Li ho persi tutti e due. Gabriele tornerà. Sono anni che non parlo con lui. Non ricorda più chi sono. Questo è perché continua a svuotare la sua memoria. Se smettesse di farlo, il ragazzo recupererebbe i ricordi. Senza danni permanenti. Non posso farlo. Perché? È stato Gabriele a chiedermi di dimenticare tutto. La ragazza ha rubato il diario. Adesso sarà già a conoscenza di tutto quanto. No, non di tutto. Che cos'ha in mano? Sono i risultati delle prime analisi su Giulia. Gira qui a destra. Perché? Sai come ti ho detto. Ma chi è? Perché si sono fermati? È stato lui a ridurvi così. Ma è morto. Ma non mi pare. È il sangue dei puri. Il sangue di che? Hanno contaminato dei cadaveri. Ecco il virus che hanno usato su di voi. Fammi scendere. C'era un altro dietro! Ce l'abbiamo un altro dietro, ragazzi! Andrea, vattene! Lasciale andare, ti stanno solo usando. È quello che voglio io contro quello che volete voi. Se mi uccidi, loro resteranno così per sempre. Viola! Se ti fai ammazzare giuro che mi incazzo! Ma che ti prendi una pasticca? Ma che te la vuoi scopare? Ma non lo so, almeno faccio qualcosa! Ma che è? Che fai? Viola! Dov'è Viola? Marco! Qua! We'll be right back.
con quei tre. Se questa scopre come funziona, è finita. Sta buttando. Sta via per culo. C'è? Cazzo, con te non funziona. Giulia, è una cazzata! Ammazza sto bocchinaro! Prendi la testa! La testa! Tienigliela ferma! Tutta colpa tua! Che ha detto? Thank you.
her side. I cross my heart and hope to die. Tell my girl that I would live, and every thought and every fear. Won't say goodbye, won't even try. I cross my heart and hope to die. Progetto Raffaele numero 37. Una cavia ha ucciso un altro ricercatore nel tentativo di scappare. I miei collaboratori iniziano ad aver paura. Se non trovo una soluzione, dovremo fermare la ricerca. Gabriele mi ha parlato dei suoi momenti di transizione. Ha detto che è difficile spiegare cosa si prova, che è più facile mostrarlo. Oggi Gabriele ha usato il suo potere con me. All'inizio non ho notato nulla. Solo in un secondo momento mi sono accorto di trovarmi in una realtà parallela, interamente creata dal bambino. Siamo stati attaccati da un mostro senza lineamenti. Gabriele mi ha spiegato che viene attirato dal suo sangue. Io e Gabriele stiamo diventando amici. Ho scoperto che c'è un nesso tra quel mostro che lo visita di notte e la morte di sua madre. Bella. Ti piace, amore? Vieni a parlarla con me. Sul nastro. Lo vuoi vedere? Sì.
con questa.